Benvenuti a tutti voi. Ci troviamo a Prisarello, frazione di Gioiosa Ionica, una data tanto attesa quest'oggi. Ebbene sì, per il grande evento a breve avverrà la benedizione della panchina rossa in memoria della moltitudine di donne vittime di violenza. Un grande applauso! Vi posso assicurare che siete e siamo davvero in tanti. Non è una cosa ordinaria e semplice, ci hanno veramente lavorato con passione. Questa è una panchina in materiale riciclato, era marrone, l'hanno pitturata, però è plastica riciclata, è una cosa importante. Ed è messa in un posto bellissimo, perché intorno a noi c'è un pezzo di territorio del comune di Gioiosa che è il polmone verde, quella la parte un po' più, diciamo, piena di natura. E questo posto deve servire anche a ritrovarsi. In questi due anni ci siamo ritrovati poco negli spazi pubblici, nelle piazze, abbiamo forse disimparato a ritrovarci, ma ritrovarsi spesso può essere quell'elemento, quell'ancora, quel quid che ci aiuta anche in situazioni di difficoltà, perché la solitudine spesso ti butta in un baratro. Questo luogo può anche essere un luogo in cui ritrovarsi, in cui con una passeggiata ci si ritrova, in cui si può scambiare una parola, in cui, insomma, può essere un posto per fare comunità. Ce ne abbiamo tanti, anche qui in questa frazione, che è una frazione molto viva e ha sempre risposto in un certo modo, e quindi noi ci auguriamo che questo posto possa anche diventare questo posto un luogo in cui incontrarsi e superare quel pezzo di solitudine che spesso è l'elemento che fa diventare e fa piombare in baratri che non si possono raccontare. Questi luoghi sono anche luoghi che, diciamo, che servono il bene comune e stanno qui apposta. È un piccolo segno, ma è una grande opera. Grazie a tutti, grazie per la partecipazione. Finalmente siamo riusciti a ritrovarci per inaugurare quest'area che abbiamo dedicato alle donne vittime di violenza. È stato un lavoro voluto fortemente dall'Associazione Culturale Prisarello, perché pensiamo che debba essere necessario sempre di più condannare tutte le forme di violenza e soprattutto quella sulla donna. Stasera finalmente siamo circondati da tutte le personalità che hanno voluto omaggiarci della loro presenza per rendere ancora di più urlare forte quello che è lo stop a quella che è la violenza sulle donne. Ovviamente non basta la posa di una semplice panchina, ma ci vogliono delle azioni concrete che possono aiutare le donne a uscire a volte da situazioni un po' difficili, e quindi per questo bisogna accompagnarle oggi verso un'autonomia, aiutarle a inserirsi nel mondo del lavoro e ovviamente anche prevenire queste situazioni. Io infatti sto portando in commissione un progetto di legge proprio sulla violenza di genere, che è una legge abbastanza complessa e che prende in carico la donna dal momento della difficoltà, ma l'accompagna fino alla sua completa autonomia. Spero quindi di portarla a compimento nel più breve tempo possibile per poter dare delle risposte a queste situazioni che purtroppo le cronache ancora ci segnalano. Ancora grazie, buona serata da Raffaella e ricordate, viva le donne!